Si può vivere una vita volta al fallimento, lottando contro il fallimento e tenendolo presente? Questa domanda percorre moltissime filosofie contemporanee. L'esistenzialismo ne ha fatto un cavallo di battaglia. Che vuol dire fare l'esperienza del fallimento? Vuol dire rendersi conto che l'ultima parola non è la nostra, che siamo inseriti in un mondo più grande di noi, che l'unica cosa vera su cui possiamo lavorare è noi stessi, fare le scelte che vogliamo, ma sapere anche che in queste scelte c'è la possibilità del fallimento. Per comprendere meglio la questione, potremmo fare riferimento a qualche opera specifica? Mi aiuta ad entrare in questo argomento un romanzo, quello di Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi. È un romanzo di un giornalista, sostanzialmente, che ripercorre la storia vera, ma romanzata, di un maratoneta olimpico. Un maratoneta olimpico che si trova a svolgere un tempo eccezionalissimo di gara. Siamo alle Olimpiadi del 1912 e il tempo di gara di questo maratoneta è 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti, 20 secondi. 54 anni, direte voi? Sì, 54 anni, perché inizia a correre. Ma la storia non è così semplice. Non è così semplice portare a conclusione la propria azione. Non a caso potremmo dire che il motto da cui prende via tutta la narrazione è un motto molto semplice. Il motto è: comincia dall'inizio e vai avanti fino alla fine. Come lei accennava, il romanzo prende spunto da un fatto realmente accaduto, giusto? La narrazione rispetta alcuni nodi della storia vera. Lo precisa un appendice al testo che ci racconta appunto la realtà storica al di là del romanzo scritto su quella realtà. E ci racconta un vissuto profondo. Ci chiede se quanto iniziamo siamo capaci di includerlo. Siamo capaci di includerlo nonostante soste non volute nel cammino, nonostante gli abbandoni che possiamo fare al progetto che ci eravamo prestati, nonostante la fuga, nonostante il ritrovamento di sé, l'amore, insomma, nonostante lo svolgersi della vita. Quali sono gli insegnamenti del romanzo? Il romanzo insegna che non si recupera il tempo perso, che non si vince la battaglia con il procedere della vita, con le sue sconfitte, le sue occasioni, i suoi dolori, ma si possono sempre chiudere i cerchi di ogni vissuto. Si può non negare il proprio fallimento, non impedirsi di vincere, ma riconoscere sempre se stessi nel fallimento e nella vittoria. Cosa possiamo dire del romanzo dal punto di vista narrativo? È un romanzo molto bello, dolce, scorrevole, che racconta una vita che sembra composta, che immette nel mondo giapponese che noi vediamo sempre in questa visione composta. Immaginate appunto di stare davanti a quei paesaggi dei maestri giapponesi in cui con un tratto appena delineato ci sono vulcani, nuvole, fiumi, barche, piccoli personaggi. Insomma, contemplazione significa togliere la forza e l'ordine
che si compongono nel mondo. Ecco, la prosa di questo romanzo ci consegna il gusto di questi paesaggi, amabili, semplici, in cui la vita appare ridotta alla sua essenza e ci comunica lo sforzo di una ricerca composta, di una gioia composta, di un dolore composto. Ci mette la voglia di vivere, sapendo che la vita non è semplice, sapendo che i dolori, le contraddizioni, i sensi di colpa, i fallimenti devono essere affrontati. Insomma, si vuole coinvolgere il lettore in una lotta con se stesso, che impegna e si colora di possesso di sé. La gioia, l'amore, la riconoscenza sono presentati in piccoli gesti, in piccoli anni della vita, in cui nulla avviene nel paesaggio, nel mondo esterno, negli incontri del protagonista, che lasci indifferente il personaggio ed il lettore. Tutto nella sua compostezza travolge il susseguirsi degli eventi, si impone un destino non conosciuto, ma luminoso è lo spirito che anima ogni realtà della vita, se siamo capaci di guardarlo con sguardo semplice. Deludere gli altri stessi, accettare i propri fallimenti, quelli degli altri, concludere ciò che si è iniziato. In questo caso, quell'inizio era una corsa come Madoneta, chiudere 54 anni dopo. Accettare, puntano il proprio cammino così come possono. Ecco, queste non sono esperienze che sono presentate come alternative, ma sono la trama del tessuto della vita. Ci dà questo come risposta, non tanto filosofia, appunto, su cui magari che interroga, che interpella e quasi a volte dà un colore negativo alla vita, ma con uno sguardo invece tutto proiettato in direzione della tragedia e commedia che continuamente viviamo. Quindi in conclusione, dopo aver analizzato il romanzo, possiamo dire che il suo obiettivo è quello di invitarci ad accettarci così come siamo. Ve ne consiglio davvero la lettura. Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi. Buone domande, buone risposte. A presto. Mamma mia. Eppur si muove, rubrica di sport, salute e benessere, a cura di Francesca Gramegna. Buongiorno a tutti, comunità estiva del Montale. Buongiorno, buonasera, chissà che ora è quando ci state ascoltando. Quest'oggi devo dare voce ad una sollecitazione della mia mente che da giorni mi fa pensare al nostro corpo come un condominio ideale ovviamente, non quello dove ad ogni riunione si litiga e non ci si comprende, non ci si ascolta, ma ad un condominio, un insieme di gruppi, famiglie, single, coppie che vivono in armonia, in uno stesso comprensorio e che per farlo funzionare al meglio devono collaborare, dare il meglio di sé l'uno per l'altro, perché ciò che fa un gruppo ha una ricaduta positiva o negativa anche sugli altri. Nel nostro corpo organi e sistemi sarebbero organizzati idealmente in maniera mirabile, sofisticata, precisa, per funzionare l'uno in armonia con l'altro, l'uno al servizio con l'altro, dell'altro. Il sistema locomotore del quale tendenzialmente ci occupiamo un po' di più può avere una funzione importante all'interno di tutti questi sistemi e parti ed organi, perché come
per esempio, il sistema di riscaldamento di un condominio diffonde il calore in tutto il palazzo, in tutti gli appartamenti, a partire da un'unica caldaia. Altrettanto, quando il sistema locomotore si attiva, porta benefici in tutte le altre parti, apparentemente non direttamente interessate. Altrettanto potrebbe accadere con un sistema di refrigerazione estivo se ci fosse un sistema di condizionamento. E perché che cosa accade? Non soltanto abbiamo un'attivazione del sistema cardiocircolatorio con una ricaduta di irrorazione raffinata e più capillare di tutti gli organi e di tutto il sistema stesso. Non soltanto il sistema, l'apparato respiratorio viene stimolato e quindi amplia e migliora la sua funzionalità, ma in questo suo cambiamento consente un apporto di ossigeno migliore in tutto il nostro organismo, con un beneficio notevole per il ricambio metabolico e funzionale. I cambiamenti termici che ci sono durante l'attività fisica rappresentano uno stimolo ad una leggera accelerazione di alcuni processi che ne vengono così beneficiati. Il sistema nervoso, che cosa ha a che fare il sistema nervoso con l'attività fisica? A volte sfugge questo collegamento. Bene, in realtà è uno di quelli che ne trae maggiore beneficio, sia a livello biochimico che a livello funzionale. Non so se per qualcuno di voi pensare a questo condominio può essere una immagine che aiuti a comprendere quanto è importante dedicarsi ad una passeggiata, ad un giro in bicicletta, ad una nuotata, ad una partita di tennis o di beach volley, ad una divertente sessione di racchettoni oppure di arrampicata su per le montagne o ancora di un giro in barca a vela o di corsa la mattina all'alba nell'aria frizzantina oppure la sera mentre il sole sta tramontando. Tutto questo ci aiuta. Tutto questo è un'assicurazione, un investimento nel tempo. Le ricerche sono piuttosto chiare e supportate da tante indagini, in base alle quali più precoce è l'attivazione verso attività fisiche periodiche e costanti negli anni, tanto più si instaura nel corpo una memoria positiva di ciò. Questo significa che se nell'età dell'infanzia, dell'adolescenza, mettiamo in banca questo nostro patrimonio, ce lo ritroveremo anche in futuro, perché gli organi ricordano. È un condominio con una buona memoria. E questo ci dà anche fiducia e supporto nel mantenere alta la motivazione, anche quando fa caldo, che può essere un po' faticoso, oppure quando fa troppo freddo e sembra che proprio i muscoli si rifiutino di lavorare. Con un paziente e accurato riscaldamento possiamo permettergli di funzionare al meglio. Allora, coppie, famiglie, gruppi, single, giovani, anziani, bambini di tutte le età, facciamo funzionare bene il nostro condominio. Ne saremo felici noi stessi e anche gli altri, e questo ci può motivare ulteriormente. Buona fantasia! Storie di musica, passione, esperienze e progetti raccontati dai ragazzi sulla web radio del Liceo Montale di Roma.